L'Associazione Musicale Lucchese festeggia i suoi primi 60 anni di attività con una grande stagione di concerti dedicata al maestro Herbert Hunt, fondatore e primo direttore artistico dell'associazione, scomparso nell'ottobre scorso. È un grande traguardo, frutto del lavoro dei consigli di amministrazione, dei comitati artistici che si sono succeduti in tutti questi anni. Le nozze di diamante con la città celebrano l'impegno dell'AML per la valorizzazione del patrimonio musicale del territorio lucchese, oltre che per la promozione di attività divulgative e formative, senza dimenticare il sostegno ai giovani artisti. 10 gli appuntamenti in calendario da gennaio a marzo e poi tra ottobre e novembre. Si comincia sabato con Massimo Quarta, grande premio Paganini, grande interprete sulla scena internazionale. Dopo due settimane Danilo Rossi, la storica prima viola della Scala, incontra tre gitani. Elia Cecino è un giovane pianista italiano vincitore di uno dei concorsi internazionali pianistici più prestigiosi, il ricordo di Boccherini, il quartetto latino-americano, una delle formazioni di riferimento a livello internazionale con un tributo alle Americhe, e per chiudere diciamo la prima fase Alexander Gagiev. I concerti autunnali si apriranno il 13 ottobre nella chiesa di San Francesco con l'omaggio al maestro Hunt, con l'orchestra del Boccherini e la Polifonica Lucchese diretti da Egisto Matteucci. Seguiranno la pianista Anna Kravchenko e il quartetto Guadagnini. La stagione si chiuderà il 30 novembre con tre giovani e talentuosi musicisti italiani.